di fronte alla crisi dello Stato sociale nazionale, intendendo al fatto che le risorse pubbliche non ce ne sono più, sono sempre più scarse e che noi non possiamo assistere, restare, come dire, di fronte a questo drammatico problema del nostro Paese senza una risposta. Mi sono fatto la convinzione, e questo attiene direttamente alla presenza, all'attività sul territorio in 19 regioni dell'ANPAS, che forse dobbiamo pensare molto rapidamente ad una diversa dimensione dello Stato sociale. Penso ad una dimensione comunitaria, ad una dimensione dove un territorio definito che si sente identità possa affrontare questi temi dei servizi sociali, dei bisogni alla persona, coinvolgendo risorse pubbliche che, dobbiamo ribadire, non possono essere totalmente dismesse, il volontariato, le fondazioni come la nostra, coinvolgere anche cittadini che in una dimensione di carattere comunitario dove si identificano possono anche concorrere a rafforzare le risorse per dare queste risposte. Oggi sappiamo che in contratti nazionali o in contratti aziendali viene riservato uno spazio anche a risposte che riguardano bisogni sociali, in quel caso naturalmente dei dipendenti o delle famiglie dei dipendenti di quelle aziende. Ecco, io credo che un tema, mi auguro che anche il vostro congresso possa fare una riflessione, è se sia possibile ad un welfare nazionale che non c'è più e che non ci sarà più in futuro, un welfare di carattere comunitario, che poggi sulla comunità e sul territorio di appartenenza in cui le persone si identificano e si sentono cittadini.